Buongiorno Alberto, buongiorno a tutti. In primo piano la morte di uno dei feriti dell'esplosione di Rocca di Papa e il delegato del sindaco, fatale per lui l'esposizione prolungata ai gas tossici. Oggi bandiera mezz'asta per lutto in Consiglio regionale. Francesco Rosità. Insieme al sindaco, fin da subito risultava fra i feriti più gravi dell'esplosione causata da una fuga di gas che lunedì scorso ha coinvolto il palazzo comunale di Rocca di Papa. Si è spento al Santo Eugenio di Roma Vincenzo Eleuteri, 67 anni, delegato ai servizi cimiteriali del centro sui castelli romani. Le sue condizioni negli ultimi giorni si erano aggravate e a preoccupare di più non erano le ustioni riportate, ma la compromissione delle vie respiratorie a causa della permanenza prolungata con i gas tossici del fumo e le particelle solide dell'incendio. Rimangono gravi ma stabili le condizioni del sindaco Emanuele Crestini. Nell'esplosione sono stati 16 feriti, tra loro anche alcuni bambini della scuola dell'infanzia confinante con il comune. La procura di Velletri ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone. Sotto la lente test effettuati per accertare la presenza di eventuali cavità nel sottosuolo del corso principale di Rocca di Papa. Vietato anche solo indossare magliette che possono evocare una scelta politica. 4 ragazzi volontari dell'associazione Piccola America, dopo aver dato una mano in piazza San Cosimato, dove si svolge l'arena, si erano allontanati per i vicoli del quartiere sino all'incontro con una decina di uomini che minacciosi li hanno apostrofati ordinando loro di togliere la maglietta antifascista. Al rifiuto, il pestaggio e le bottigliate, un'aggressione in piena regola che ha mandato in ospedale 2 dei volontari. Valerio Carocci, animatore e presidente dell'associazione, annuncia la costituzione di parte civile e invita tutti ad indossare le magliette bordeaux diventate simbolo antifascista, cosa che già ieri hanno fatto Jeremy Irons in piazza e Edoardo Leo su Twitter. Domani in aula Giulio Cesare indosseranno i consiglieri del PD. Marciapiedi, strade, piazze coperte da sacchi di rifiuti mentre si diffonde l'odore inconfondibile dei rifiuti in putrefazione e tra la spazzatura scorazzano animali in cerca di cibo. Eppure Virginia Raggi esclude che la città sia in emergenza e assicura AMA sta lavorando affinché tutte le criticità si risolvano rapidamente. Stiamo vigilando e per escludere la presunta emergenza mostra le foto delle aree ripulite attorno agli ospedali. L'esercito intanto presidia l'impianto di Rocca Cencia colpito a marzo da un incendio che lo ha costretto a rallentare le lavorazioni. Adesso la raccolta garantisce tornerà a migliorare. Paura in una villa nella zona di Castel Monastero, un comando di 6 uomini armati di pistola ha manomesso le telecamere e i sistemi di allarme ed è poi penetrato nell'abitazione semplicemente suonando alla porta. Immobilizzati i componenti della famiglia, in quel momento in casa, i 6 incappucciati hanno cercato di aprire la cassaforte senza riuscirci. Allora hanno fatto razzia di tutto quello che hanno trovato, quadri, orologi, gioielli, quindi la fuga, una tecnica simile al colpo il giorno prima in una casa al Divino Amore con sequestro della coppia di coniugi. Indaga la squadra mobile. Sarà l'autopsia che si svolgerà oggi a sciogliere il mistero sui 2 corpi carbonizzati trovati in un'auto abbandonata su una stradina trovaianica, un esame che servirà a dare definitivamente un nome alle 2 vittime sui quali però non ci sarebbero dubbi, ma soprattutto a stabilire le cause della morte. Gli investigatori seguono ancora la pista dell'omicidio-suicidio, ma non è esclusa la presenza di una terza persona. I carabinieri hanno arrestato un transessuale brasiliano di 21 anni che in un'abitazione in Viale Palmiro Togliatti a Roma stava violentemente litigando con un 28enne romano, ora in prognosi riservata al Policlinico Casilino con ferite da coltello al collo e al petto. L'arrivo dei militari chiamati dai vicini ha evitato conseguenze peggiori. Il giovane brasiliano si trova ora a Regina Coeli, in casa aveva 3 coltelli. 2 motociclisti morti tra Roma e Cassoli, un pedone in gravissime condizioni e il bilancio della domenica sulle strade del Lazio è un giovane romano, il centauro che ha perso la vita sulla Tiburtina, un 50enne sempre in sella ad una a 2 ruote ha perso la vita in via dei Gordiani, mentre nella zona di Monte Spaccato un ragazzino moldavo è stato investito ed è ricoverato in fin di vita al Gemelli. E oggi è il giorno dell'addio alla Roma di Francesco Totti, Antonio Scoppettone. Ancora poche ore il capitano ufficializzerà con una conferenza stampa nel salone d'onore del CONI il suo addio alla squadra, non più l'addio al campo come era accaduto il 28 maggio del 2017 ma alla dirigenza, e questo è il giorno della verità nel quale Francesco Totti spiegherà i motivi che lo hanno portato al definitivo strappo con Pallotta. La scelta è stata fatta, non c'è più spazio per la mediazione, un passo che pesa soprattutto tra il popolo giallorosso che lo ha sempre sentito come parte di sé, simbolo stesso della città e della maglia, ma anche tra i non tifosi.
Intanto l'attenzione si concentra sul futuro del capitano. L'impegno più immediato sarà quello di essere testimonial dalla parte italiana di Euro 2020, mentre tra le ipotesi più accreditate c'è quella che lo vede come un opinionista sportivo di punta. Ancora sport, Matteo Berrettini in trionfo al Mercedes Cup a Stoccarda, uno dei due appuntamenti che inaugurano la stagione sull'erba. Il 23enne romano numero 30 del ranking mondiale ha battuto in finale il canadese Félix Auger, numero 21 in classifica. Per il tennista azzurro si tratta del primo successo sull'erba. Nel 2018 due vittorie a Stad a Budapest, entrambe sulla terra battuta. È tutto, a tra poco. Rosario, ci vediamo dopo per eventuali aggiornamenti, intanto è il momento della nostra rassegna stampa. L'abbiamo sentito anche dal nostro giornale, oggi è la giornata dell'addio di Totti, così il Corriere della Sera titola la pagina romana, stadio, l'addio di Totti fa salire i no tifosi contro Pallotta a base del Movimento 5 Stelle, no speculazione, fanno breccia nel fronte dei favorevoli. Mercoledì il vertice all'Urbanistica sulla convenzione, si profila un nuovo muro contro muro tra Roma e Comune, si allarga quindi il fronte del no a Tor di Valle, escono di scena i frontman di hashtag Famo Stadio, l'hashtag coniato dal club per coinvolgere la città, e oggi Francesco Totti se ne va. Naturalmente si parla anche di una Trigoria blindata per rischio contestazioni. Lasciamo lo stadio di Tor di Valle e parliamo invece del Colosseo, i divieti ignorati, assedio di saltafile e risciò, così il Messaggero. Nonostante le nuove regole, centurioni ambulanti invadono ancora la piazza, fuori presi d'assalto da venditori abusivi, bivacchi senza controllo intorno alle fontane. Vedete anche dalle fotonotizie riportate, ogni due metri un bagarino che vende tour a prezzi maggiorati, centro storico pieno di abusivi. E andiamo invece a parlare di sicurezza, SOS sicurezza stradale, così invece Repubblica, gli alberi non potati coprono i semafori e non solo, anche i cartelli stradali. Questa è soltanto una delle foto sulla via Gianicolenze, le fronde degli alberi oscurano i segnali stradali su via Gianicolenze, da Prati alla Magliana, dalla Gianicolenze alla Tuscolana, l'allarme dei comitati, ritardi negli interventi sui rami oscurano anche le luci, rendendo tutto più difficile. Andiamo al Tempo, che ti porta a Roma, quartieri Monteverde, le vie invase dai rifiuti diventano un fumetto, è l'ultima provocazione della banda dell'Uomo Magno, supereroi in carne e ossa, da Nonna Matrix a Don Paolo, davvero carini da guardare. Andiamo a Frosinone, perché perdi alle slotte, si toglie la vita, Pietro Fiorini, 59 anni, un piccolo imprenditore di Alatri, si è ucciso con un colpo di pistola, ma noi parliamo di questo soltanto perché Frosinone è una delle province romane con il più alto tasso di giocatori d'azzardo, di gioco d'azzardo. Andiamo invece a Latina, perché un tuffo fatale annega 24 anni, la tragedia nel tratto di spiaggia libera d'acqua traversa, a Forno, un ragazzo ganese morto sotto gli occhi degli amici, tracce di sangue su uno scoglio e sono stati inutili tutti i soccorsi. Parliamo di Viterbo, delle tangenti, il processo flop, dopo 7 anni la prescrizione spazza via la maxi inchiesta, genio e sregolatezza sulle mazzette nei lavori pubblici, restano una mini condanna e 3 patteggiamenti. Lasciamo la nostra rassegna stampa, andiamo alle vostre segnalazioni, guardiamo insieme queste fotografie, siamo alla Pineta Sacchetti e questi sono i resti dei bivacchi domenicali nel parco della Pineta, ormai da più di un anno non ci sono controlli di nessun tipo, prima i carabinieri o polizia cavalli erano presenti, adesso più nulla, ce lo segnalano diversi telespettatori. Lasciamo Pineta Sacchetti e ci spostiamo poco lontano da lì perché ritorniamo in diretta con Rossella